Da un anno sto utilizzando questa RK61, una tastiera veramente fantastica perché costa poco e ha degli switch veramente interessanti. Nonostante io ami le configurazioni Total White, qui manca una personalizzazione, mancano dei dettagli che la rendano mia ed oggi finalmente è arrivato il momento di trasformarla un po'. Allora, come prima cosa ci armiamo di estrattore, andremo a togliere tutti i tasti e faremo una pulizia generale. Farò una pulizia iniziale grossolana con questo pennello per poi con un cotton fioc andare nei dettagli. Adesso smonteremo questa parte in modo che riusciamo a pulirla in un modo molto migliore. Ok, adesso dovremo scollegare la batteria. Una volta separata, se dovrete pulirla, il mio consiglio è quello di mettere dei guanti perché se appoggiate le mani qui sulla scheda, il vostro sudore diciamo che non le farà bene. Ok, direi che ci siamo, non abbiamo fatto chiaramente un lavoro di fino perché non siamo andati a togliere gli switch, ma anche perché qui sono saldati e francamente per una tastiera così economica non ne vale la pena. E adesso montiamo i keycaps. Adesso però quello che voglio fare è dipingere questa parte bianca qua sotto e dargli un tocco molto più personale. Infatti ho intenzione di fare un disegno, credo una rosa, sempre nei colori Piz, quindi questo azzurro puffo e grigio e vediamo come viene. Eccoci qui al lavoro finito e guardate quanto è cambiata, sembra davvero un'altra tastiera. Vi faccio vedere che sul retro sono andato ad aggiungere i piedini e ho reinserito l'adesivo con il codice seriale. Tra l'altro una cosa fondamentale che bisogna fare una volta pitturata la tastiera è quello di aggiungere un fissante, un coprente trasparente che sia lucido satinato, in modo che uno non sia appiccicoso e due che duri nel tempo. L'errore che ho fatto è stato nel disegno della rosa. Uno, non mi è riuscito molto bene perché era da anni che non utilizzavo i pennelli. Due, perché ho scelto dei colori sbagliati. Ho scelto un blu che era un colore proprio dedicato alla plastica
e invece il bianco e il nero erano degli acrilici semplici. Il punto qual è? È che questi acrilici non si mescolavano con il colore dedicato alla plastica e quindi non riuscivo a fare le sfumature. Comunque dai, ci sta, sono comunque soddisfatto. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, e noi ci vediamo al prossimo video.